Capitolo 4. Vocazioni. Ho tentato di dipingere Mania Sklodowska, bambina e adolescente, nei suoi studi e nei suoi giochi. Essa è sana, onesta, sensibile e gaia, ha un cuore che ama e, dicono i professori, è piena di doti notevoli, quel che si dice un'allieva brillante. Ma tutto sommato non si distingue dai ragazzi che crescono con lei in modo speciale. Nulla ancora ha additato in lei il genio. Ecco un altro ritratto, quello della signorina. È più grave. Dalla vita di Mania, volti amati sono scomparsi, dei quali soltanto la memoria tratterrà i lineamenti sino all'ultimo giorno. Anche le amicizie a poco cambiano. Il pensionato, il liceo appartengono al passato e con essi quei legami del cameratismo così forti in apparenza, ma che si sciolgono presto quando non sono più mantenuti attraverso una familiarità quotidiana. Il destino di Mania si precisa tra due esseri che sa stima, ammira, due esseri pieni di bontà, di comprensività, di onore, che sono i suoi due parenti più prossimi, il padre e la sorella maggiore. Io vorrei mostrar Mania che vicino a questi due amici costruisce il proprio avvenire nella sua testa ordinata. Ma mentre la maggior parte degli esseri umani si culla in desideri affatto smisurati, come umile, anche nella sua apparente audacia, il sogno della futura Marie Curie. In settembre, stordita da 14 mesi di vagabondaggio, Mania si rimette in strada per Varsavia e per il nuovo appartamento familiare, posto a fianco del ginnasio della sua infanzia. Un notevole cambiamento nelle condizioni di esistenza degli Sklodowski giustifica l'abbandono della via Lesno per la via Novolipki. Invecchiato, il professore, pur conservando le sue funzioni al liceo, ha rinunciato a prendere dei pensionanti e Mania si installa coi suoi in un appartamento più piccolo, più intimo, ma anche più povero. La cornice e la compagnia invitano alla riflessione, al lavoro. Quelli che incontrano per la prima volta il signor Sklodowski gli trovano un aspetto severo. 30 anni di insegnamento secondario hanno dato una certa gravità a questo uomo piccolo e grasso, nel quale mille particolari rivelano il perfetto funzionario. I vestiti scuri, sempre meticolosamente spazzolati, i gesti precisi, la parola sentenziosa. Se scrive una lettera, la frase è logica, la scrittura è fitta. Se durante le vacanze conduce i figlioli a fare un'escursione, nulla è abbandonato al caso. Un itinerario studiato in anticipo conduce gli escursionisti nei luoghi più notevoli e, andando, il professore commenta con eloquenza la grazia del paesaggio o l'interesse storico di un monumento. Mania non si accorge nemmeno di queste innocenti manie di pedagogo e sa ama teneramente suo padre, e suo protettore, suo maestro. Non è lontana dal credere che gli possegga un sapere universale. È vero che il signor Sklodowski sa tutto, o quasi tutto. In che paese d'Europa al giorno d'oggi si troverebbe in un oscuro professore di scuola secondaria una simile erudizione? Questo padre di famiglia che fa quadrare con difficoltà il proprio bilancio trova modo di sviluppare le proprie nozioni scientifiche compulsando certe pubblicazioni che si procura con gran pena. Gli sembra molto naturale tenersi al corrente dei progressi della chimica, della fisica. È naturale anche sapere il greco, il latino. E a parte il polacco, parlare il francese, l'inglese e il tedesco, tradurre nella propria lingua, in prosa e in versi, le più belle opere degli scrittori stranieri, e a tempo perso comporre poesie che trascrive con cura in un quaderno di scuola, dalla copertina nera e verde. Ogni sabato il signor Sklodowski, suo figlio e le sue tre figliole passano insieme la serata e la consacrano alla letteratura. Chiacchierano intorno al tè fumante, nella casa silenziosa. Il vecchio recita delle poesie o legge qualche cosa ad alta voce, e i suoi ragazzi l'ascoltano con sincero rapimento. Quel professore dalla fronte calva, dal viso grosso e placido, allungato da una barbetta grigia, ha una grande abilità di parola. Di sabato in sabato i capolavori del passato vengono così verso Mania, portati da una voce familiare. In altri tempi quella stessa voce le diceva dei racconti, storie di viaggio, oppure l'iniziava a David Copperfield che il signor Sklodowski traduceva in polacco, senza un arresto, a libro aperto. Ora la stessa voce, che le innumerevoli ore di lezione al ginnasio hanno quasi incrinato,
Interpreta per quattro ragazzi attenti le opere dei grandi scrittori romantici che furono in Polonia i poeti del Selvaggio e della Rivolta. Volgendo le pagine dei volumi sciupati, alcuni dei quali interdetti dagli zar furono stampati alla macchia, il lettore scandisce le tirate eroiche di Messer Taddeo e i versi dolorosi di Cordian. Mania non dimenticherà mai queste serate. Grazie a suo padre, essa vive in un'atmosfera intellettuale di una qualità rara che poche ragazze conoscono. Un legame potente la tiene avvinta all'uomo che fa sforzi così commoventi perché la vita sia interessante e attraente, e nella sua affezione inquieta intuisce il tormento interiore che l'apparente serenità del signor Skłodowski nasconde. Tristezza di un vedovo che non si è consolato. Tristezza di un funzionario maltrattato, condannato a un lavoro indegno di lui. Rimorso di un essere scrupoloso che si rimprovera ancora la famosa speculazione nella quale ha gettato la sua modesta fortuna. A volte, incapace per un momento di dominarsi, il povero uomo si lascia sfuggire un lamento. Come ho potuto perdere quella somma? Io che sognavo di darvi l'educazione più raffinata, farvi viaggiare, mandarvi all'estero, ed ecco, ho compromesso tutto. Non ho danaro, non posso aiutarvi. Ben presto sarò a vostro carico. Che cosa succederà di voi? Il professore sospira per l'angoscia e, volgendosi verso i suoi ragazzi, mendica incoscientemente le proteste allegre con cui essi lo conforteranno. Essi sono lì, raccolti intorno alla lampada a petrolio, nel piccolo studio rallegrato dalle piante verdi, curate amorevolmente. Quattro fronti ostinate, quattro sorrisi coraggiosi, e in tutti quegli occhi vivi, che vanno dall'azzurro pervinca al grigio cenere, si legge lo stesso ardore, la stessa speranza. Siamo giovani, siamo forti, riusciremo. Le preoccupazioni del signor Skłodowski sono comprensibili. In quest'anno, dal quale dipende il loro avvenire, la situazione degli adolescenti è lungi dall'essere brillante. Il problema è semplice. Col suo stipendio, che tra non molto sarà sostituito da una magra pensione, il capo di famiglia può appena pagare l'affitto, il cibo e la domestica. Bisogna che sindora Giuseppe, Bronia, Hela e Mania si guadagnino da vivere. La prima idea che viene ai figli, alle figlie dei pedagoghi, è naturalmente quella di dar lezioni. Studente in medicina assumerebbe ripetizioni private, lezioni d'aritmetica, di geometria, di francese da giovane diplomata, prezzi modici. Gli Skłodowski si mettono in fila con le centinaia di giovani intellettuali che a Varsavia cercano di dar lezioni. Mestiere ingrato. Prima ancora d'aver compiuto 17 anni, Mania apprende le fatiche e le umiliazioni che aspettano una ripetitrice. Le lunghe corse attraverso la città con la pioggia e il freddo, gli allievi recalcitranti o pigri, i genitori degli allievi che vi fanno attendere nel vestibolo pieno di correnti d'aria. La signorina Skłodowska vorrà pazientare, mia figlia sarà pronta tra un quarto d'ora. Oh, che per semplice dimenticanza alla fine del mese trascurano di pagarvi i pochi rubli che vi debbono, sui quali avevate fatto conto e che pensavate di riscuotere proprio quella mattina. L'inverno s'avanza. In via Novolipki l'esistenza è scolorita e ogni giorno somiglia al precedente. Niente di nuovo in casa, scrive Mania. Le piante stanno bene, le azalee fioriscono, l'ansée dorme sul tappeto, Gusia, la sarta aggiornata, trasforma il mio vestito che ho fatto tingere. Andrà benissimo e sarà graziosissimo. Quello di Broni è già finito e le sta molto bene. Non ho scritto a nessuno, ho pochissimo denaro. Una persona che ci conosce attraverso relazioni comuni è venuta a informarsi per certe lezioni. Bronia le ha chiesto mezzo rublo all'ora ed essa è scappata come se ci fosse il fuoco. Mania non è dunque che una signorina senza dote, attiva e ragionevole, il cui solo scopo è quello di aumentare la propria clientela. No, per necessità essa ha coraggiosamente accettato la misera vita delle lezioni private, ma essa ha un'altra vita appassionata, segreta. Come ogni polacco di quell'ambiente e di quell'epoca, essa è piena di sogni che la esaltano. C'è un sogno comune a tutti i giovani, il sogno nazionale. La volontà di servire la Polonia nei loro progetti per l'avvenire viene prima dell'ambizione personale, del matrimonio e dell'amore. Questo sogna una lotta violenta e, con pericolo per i suoi giorni, organizza complotti. Un altro nutre un sogno mistico, perché la religione cattolica è anch'essa un rifugio, una forza di resistenza contro l'oppressione ortodossa. Un terzo medita di valersi della polemica.
Per quel che riguarda il sogno mistico, esso non occupa più Mania. Per tradizione, per convenienza, essa pratica ancora, ma la sua fede, scossa al tempo della morte della signora Sklodowska, si è poco a poco dissipata. Dopo aver subito profondamente l'influenza di una madre religiosa, la ragazza vive da 6 o 7 anni sotto l'influenza del padre, cattolico assai tiepido, libero pensatore inconfessato. E la devozione della sua infanzia non le ha lasciato che qualche vaga aspirazione, il desiderio incosciente di adorare qualche cosa di molto elevato, di molto grande. Benché essa conti tra le sue amiche delle patriotte rivoluzionarie, alle quali presta il proprio passaporto in caso di pericolo, Mania non pensa in alcun modo di partecipare a qualche attentato, di gettare delle bombe sotto la vettura dello zar o sotto quella del governatore della città. Un movimento possente si delinea nell'intelligenza alla quale appartiene la ragazza per respingere le vaghe chimere. Basta con i rimpianti sterili, basta con gli slanci disordinati verso l'autonomia. Una sola cosa conta: lavorare, creare alla Polonia un magnifico capitale intellettuale e sviluppare l'educazione del popolo che le autorità mantengono di proposito nell'oscurantismo. Le dottrine filosofiche dell'epoca danno a questo progressismo nazionale un orientamento particolare. Da qualche anno il positivismo di Augusto Comte, di Herbert Spencer, ha creato in Europa un nuovo modo di pensare. Parallelamente, i lavori di Pasteur, di David, di Claude Bernard sono venuti ad adornare le scienze esatte di un prestigio immenso. A Varsavia, come altrove, più che altrove, la moda si allontana dalle opere romantiche. Essa sdegna per qualche tempo il mondo della sensibilità, dell'arte. Gli adolescenti, che per la loro età sono indotti a giudizi categorici, mettono a un tratto la chimica e la biologia al di sopra della letteratura e abbandonano il culto degli scrittori per quello degli scienziati. Se non che, mentre nei paesi liberi questa corrente di idee si sviluppa in piena luce, così non accade in Polonia, dove ogni manifestazione di libertà spirituale è considerata sospetta. Le nuove teorie camminano e si diffondono sotterraneamente. Al suo ritorno a Varsavia, Mania si lega d'amicizia con alcuni ardenti positivisti. Una donna, la signorina Piasecka, prende una grande influenza su di lei. Bionda, magra, brutta di una bruttezza che attira, questa istitutrice di ginnasio a 26 o 27 anni, innamorata di uno studente a nome Norblin, recentemente espulso dall'università per attività politica, essa si interessa appassionatamente di dottrine moderne. Un po' intimidita da principio e un po' diffidente, Mania si lascia ben presto conquistare dalle idee ardite della sua amica. In compagnia di sua sorella Bronia e di un'amica di questa, Maria Rakowska, essa è ammessa alle sedute dell'università volante. Si tratta di lezioni di anatomia, di storia naturale, di sociologia, date da maestri benevoli ai giovani che desiderano estendere la propria cultura. Queste lezioni hanno luogo in segreto in casa della signorina Piasecka o in qualche altro luogo. Gli allievi si passano libri, articoli, al minimo rumore rabbrividiscono. Se fossero scoperti dalla polizia sarebbe per tutti la prigione. Ho un ricordo assai vivo di questa atmosfera simpatica di cameratismo intellettuale e sociale, scriverà Marie Curie 40 anni dopo. I mezzi d'azione erano meschini e i risultati ottenuti non potevano essere considerevoli. Tuttavia io persisto a credere che le idee che ci guidavano allora siano le sole che possano condurre a un vero progresso sociale. Noi non possiamo sperare di costruire un mondo migliore senza migliorare gli individui. Con questo scopo, ciascuno di noi deve lavorare al proprio perfezionamento, pur accettando nella vita generale dell'umanità la propria parte di responsabilità, poiché il nostro dovere particolare è di aiutare quelli ai quali possiamo essere più utili. Scopo dell'università volante non è soltanto di completare l'istruzione degli adolescenti che escono dal ginnasio. Gli allievi a loro volta si trasformano in educatori. Stimolata dalla signorina Piasecka, Mania va a dare lezioni alle donne del popolo, fa la lettura alle operaie di un laboratorio di confezioni e riunisce, volume per volume, una piccola biblioteca in polacco, appunto per le operaie. Chi potrà immaginare l'ebbrezza di questa ragazza di 17 anni,
La sua infanzia è trascorsa al cospetto di misteriose divinità. Gli apparecchi di fisica di suo padre. E prima ancora che le scienze fossero di moda, il signor Sklodowsky le ha trasmesso la sua curiosità appassionata. Ma quell'universo non basta all'ardente Mania. Ecco che essa si immerge in altri reparti della conoscenza del mondo. Augusto Comte, l'evoluzione sociale. L'adolescente non sogna soltanto di imparare la chimica e le matematiche. Essa vuole riformare l'ordine stabilito, vuole illuminare le masse popolari. Di idee avanzate, generosa d'animo, essa è, nel senso preciso della parola, una socialista. E tuttavia non aderisce ai raggruppamenti di studenti socialisti che esistono a Varsavia. La sua libertà di giudizio le fa temere lo spirito di partito e il suo amore per la Polonia la tiene lontana dal marxismo, dall'internazionalismo. Prima di tutto, al di sopra di tutto, essa vuole servire il proprio paese. Non sa ancora che dovrà scegliere tra questi sogni. Essa confonde in una stessa esaltazione il sentimento nazionale, le idee umanitarie e le aspirazioni intellettuali di cui è piena. In mezzo a queste dottrine e a queste agitazioni, per un miracolo, essa rimane graziosa. L'educazione stretta ed elevata che ha ricevuto, l'esempio degli esseri pudichi che hanno vegliato sulla sua giovinezza, la proteggono da ogni eccesso. Vi è nella sua natura una dignità discreta, una grazia suave, che s'accompagneranno sempre al suo entusiasmo e persino alle sue passioni. In nessun momento della sua vita la vedremo posare a ribelle, ostentare atteggiamenti liberi. Mai l'indipendente Mania pronuncerà una parola di gergo, mai le verrà l'idea di accendere un'innocente sigaretta. Quando le ripetizioni nelle case signorili, le lezioni nei laboratori, i corsi clandestini di anatomia le lasciano un po' di riposo, essa si chiude nella sua stanza per leggere. Dov'è il tempo dei romanzi anodini e assurdi? Ora essa divora Dostoevsky e Goncharov e gli emancipati di Boleslao Prus, nei quali ritrova i ritratti delle sue simili, delle piccole polacche assetate di cultura. Il suo giornale intimo riflette la vita interiore di una giovane troppo avida e come disorientata dalla diversità dei suoi doni. Per 10 pagine disegna matita che illustrano con accuratezza le favole di La Fontaine, qualche poesia tedesca e polacca, un frammento di Max Nordau sulle menzogne convenzionali, Krasinski, Slovacki, Heine, 3 pagine della vita di Gesù, di Renan. Mai nessuno più di lui ha fatto predominare nella propria vita l'interesse dell'umanità sulle vanità mondane. Qualche saggio filosofico russo, un brano di Louis Blanc, una pagina di Brandes. Altri disegni, di fiori, di animali, ancora Heine, e de Musset, Sully, Prudhomme, François Coppée, tradotti da Mania in versi polacchi. Già che, contraddizione, l'emancipata che, sdegnosa d'ogni civetteria, si è tagliata i bei capelli biondi, sospira in segreto e ricopia da un capo all'altro poesie in cui si leggono questi versi deliziosi e un po' scipiti. Si je vous le disais pourtant, que je vous aime, que c'est, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez. Mania, io credo, si guarda bene dal confessare alle sue intransigenti compagne che le piacciono Adieu Suzanne o il Vase Brisé. Essa lo confessa appena a se stessa, abbigliata severamente, col volto stranamente infantile a causa dei riccioli troppo corti, che invece di sottolineare la sua personalità la trasformano in una ragazzina insignificante. Essa corre da una riunione a una conferenza, discute, si eccita. Dinanzi alle amiche declama le poesie di Asnik, ispirate da una foga piena di umana simpatia, che sono diventate il credo di quel gruppo. Cercate i raggi chiari della verità, cercate le strade ignorate e nuove. Anche quando lo sguardo dell'uomo si spingerà più lontano, le meraviglie divine non gli mancheranno. Ogni epoca ha i suoi sogni e trascura i sogni di ieri. Voi impugnate la fiaccola del sapere, fate un'opera nuova nel lavoro dei secoli e costruite il palazzo dell'avvenire. E un giorno, offrendo a Maria Rakowska una fotografia in cui essa figura al fianco di Bronia in un atteggiamento commovente, sbozza l'immagine con una dedica definitiva a una positivista ideale, due idealiste positiviste.
le nostre due idealiste positiviste, passano insieme ore e ore, durante le quali cercano di stabilire il piano delle loro esistenze future. Ahimè, né Asnick né Brandes indicano loro come si possano seguire i corsi di un insegnamento superiore in una città della quale l'università è chiusa alle donne, né offrono loro un mezzo sicuro per mettere insieme rapidamente una fortuna, dando lezioni a mezzo rublo. E la generosa Mania si dispera. Questa bimba, la piccola della famiglia, porta in sé un istinto da cane di Terranova. Si sente responsabile dell'avvenire di suo padre, dell'avvenire del fratello e delle sorelle maggiori. Per fortuna Giuseppe e Hela le danno poche inquietudini. Il giovanotto sta per diventare medico e la bella e tempestosa Hela esita tra il professorato e la carriera di cantante. Canta a piena gola e conquista diplomi nello stesso tempo che respinge le domande di matrimonio. Ma Bronia? Come venire in aiuto a Bronia? Da quando ha lasciato il liceo tutte le preoccupazioni familiari sono cadute su di lei. A forza d'andare a far provviste, di combinare la lista dei vari pasti, di presiedere alla cottura delle marmellate, essa è diventata una massaia notevole e si dispera di non essere che questo. Mania conosce il tormento della sorella maggiore, il cui voto segreto è d'andare a Parigi a compiere gli studi di medicina e tornar poi in Polonia per esercitare la professione in campagna. La poveretta è riuscita a economizzare un tesoro di guerra, ma un soggiorno all'estero costa caro. Quanti mesi, quanti anni dovrà attendere ancora? Mania è così fatta che l'irritazione visibile e lo scoraggiamento della sorella divengono il suo pensiero dominante. Finisce col dimenticare persino le proprie ambizioni. Dimentica che, affascinata anch'essa dalla terra promessa, ha sognato spesso di varcare le migliaia di chilometri che la separano dalla Sorbona, di saziare colà la sete di conoscere che è l'essenza stessa della sua indole. Poi, riportando in patria il prezioso bagaglio, di fare modestamente opera di educatrice a Varsavia, tra i suoi cari polacchi. Se prende tanto a cuore la carriera di Bronia, gli è che legami più belli di quelli del sangue l'uniscono a questa ragazza, il cui affetto, dalla morte della signora Sklodowska in poi, le ha dato un soccorso materno. In una famiglia così unita, le due sorelle si sono scelte e preferite. Le loro nature si completano singolarmente. La maggiore, col suo senso pratico e la sua esperienza, si impone a Mania che le sottopone tutti i piccoli problemi della sua vita quotidiana. La minore, più appassionata e più timida, è per Bronia una giovane compagna meravigliosa, nella quale l'amicizia s'arricchisce di un sentimento di gratitudine, nozione vaga d'un debito da pagare. Un giorno che Bronia, scarabocchiando delle cifre su un pezzetto di carta, fa per la millesima volta il conto del denaro che possiede, o meglio di quello che non possiede, Mania l'attacca di fronte. «Ho molto riflettuto da qualche tempo, ho anche parlato a papà e credo d'aver trovato il mezzo». «Il mezzo?» Mania s'avvicina alla sorella. Quello che deve dire, fare e accettare è delicato. Deve pesare le parole con molta prudenza. «Dimmi, con quello che hai economizzato, per quanto tempo potresti vivere a Parigi?» «Ho di che pagare il viaggio e le spese di un anno scolastico alla facoltà», risponde Bronia in fretta, «ma i corsi di medicina durano 5 anni, lo sai?» «Sì, capisco benissimo, Bronia, che con le nostre lezioni a mezzo rublo non la spunteremo mai». «Ebbene? Ebbene, noi possiamo allearci. Se ciascuno di noi lotta per conto proprio, nessuna delle due riuscirà a partire, mentre invece col mio sistema tu prendi il treno in autunno tra qualche mese». «Mania, sei pazza?» «No, da principio tu spenderai il tuo denaro. Dopo io farò in modo di mandartene anche papà. Nello stesso tempo io farò dei risparmi per i miei studi futuri. Quando tu sarai laureata io partirò a mia volta e tu mi aiuterai». Le lacrime salgono agli occhi di Bronia. Essa sente la nobiltà dell'offerta, ma nel programma che Mania le ha esposto un punto rimane oscuro. «Non capisco. Non spererai di guadagnare abbastanza per mantenere te stessa, per mantenere me in parte e oltretutto per fare delle economie?» «Appunto», risponde Mania leggermente, «è qui che interviene il mio famoso mezzo. Io m'allogherò come istitutrice in una famiglia. Alloggiata, nutrita, senza spese, avrò 400 rubli di stipendio all'anno, forse anche più. Vedi che questo accomoda tutto?» «Mania, mia piccola Magnusia!» Non è la scelta di questo lavoro subalterno che commuove Bronia. Da brava idealista, essa ha, come sua sorella,
un profondo disprezzo per i pregiudizi sociali. No, è l'idea che per consentirle di cominciare immediatamente i suoi studi, Mania si condanni a un mestiere senza bellezza, a una crudele attesa, e resiste. Perché dovrei partire per la prima? Perché non scambiamo le parti? Tu sei così brava, probabilmente hai più ingegno di me, riusciresti in fretta. Perché proprio io? Oh, Bronia, non essere sciocca, perché tu hai 20 anni e io 17, perché tu aspetti da secoli e invece io ho tanto tempo dinanzi a me, e anche l'opinione di papà. È naturale che la maggiore passi per prima. Quando avrai una clientela potrai coprirmi d'oro e bada che ci conto. Vedi che facciamo finalmente qualche cosa di intelligente, di efficace? Una mattina del settembre 1885 una ragazza silenziosa attende il suo turno nella sala d'attesa di un'agenzia di collocamento. Dei due abiti che possiede, ha indossato quello più severo. Sotto il cappello nero, le forcine trattengono, bene o male, i riccioli chiari che da qualche mese essa lascia ricrescere. Un'istitutrice, anche positivista, non deve portare i capelli corti. Un'istitutrice deve essere corretta, banale e somigliare un po' a tutti. La porta si apre. Una donna magra, dal volto scoraggiato, attraversa la sala d'attesa. Rivolge a Mani andandosene un gesto d'addio. Una collega. Poco prima avevano chiacchierato, sedute l'una presso l'altra, sulle sedie impagliate che costituiscono il solo mobilio del luogo e si erano augurate buona fortuna. Mania si alza. Di botto si sente intimidita. La sua mano stringe macchinalmente un pacchetto di carte e di lettere. Nella stanza vicina, una grossa signora è seduta dietro una minuscola scrivania. Che cosa desidera, signorina? Cerco un posto di istitutrice. Ha referenze? Sì, ho già dato lezioni. Ecco gli attestati dei genitori dei miei allievi ed ecco il mio diploma. La direttrice dell'agenzia esamina i documenti con occhio professionale. La sua attenzione aumenta. Rialza la testa e osserva la ragazza con un po' più di interesse. Lei conosce perfettamente il tedesco, il russo, il francese, il polacco e l'inglese? Sì, signora. L'inglese è un po' meno bene, ma posso insegnare le materie dei programmi ufficiali. Sono uscita dal ginnasio con una medaglia d'oro. Ah, e quali sono le sue pretese? 400 rubli all'anno e il mantenimento. 400? Ripete la signora senza dare a vedere che impressione le abbia fatto la domanda. E chi sono i suoi genitori? Mio padre è professore di liceo. Bene, farò prendere le informazioni solite, forse avrò un posto per lei. Ma che età ha? 17 anni, dice Mania, che si fa rossa e soggiunge in fretta con un sorriso incoraggiante. A momenti 18. La signora, in un inglese impeccabile, stende la scheda della candidata. Maria Sklodowska, buone referenze, capacità, posto richiesto, istitutrice, salario 400 rubli l'anno. Poi restituisce a Mania le sue carte. Grazie, signorina. Le scriverò se sarà il caso. Capitolo 5. Istitutrice. Lettera di Mania a sua cugina Enrichetta Michalowska, 10 dicembre 1885. Cara Enrichetta, da quando ci siamo lasciate la mia esistenza è stata quella di una prigioniera. Come sai, ero allogata dai signori B, una famiglia di avvocati. Non augurerei al mio peggiore nemico di vivere in un simile inferno. Alla fine le mie relazioni con la signora B erano diventate talmente glaciali che non ho potuto più sopportarle e gliel'ho detto. Siccome lei era entusiasta di me esattamente quanto io di lei, ci siamo capite meravigliosamente. È una di quelle case ricche nelle quali quando c'è gente si parla francese, un francese da spazzacamini, nella quale non si pagano le fatture per 6 mesi di seguito e tuttavia si getta il danaro dalla finestra pur economizzando grettamente sul petrolio delle lampade. Ci sono 5 domestici, ci si dà l'aria d'essere liberali mentre in realtà regna il più cupo rimbecillimento. Infine, col tono più zuccherato, la maldicenza infierisce, una maldicenza che non risparmia nessuno. Ci ho guadagnato di conoscere un po' più la specie umana. Ho appreso che i personaggi descritti nei romanzi esistono davvero e che non bisogna entrare in contatto con le persone che la fortuna ha demoralizzato. Il quadro è privo di indulgenza.
tracciato da un essere che non sa che cosa sia la cattiveria, ci mostra come Mania sia ancora ingenua e piena di illusioni. Collocandosi a caso in una famiglia polacca agiata, essa s'aspettava di trovare dei genitori comprensivi, dei bambini graziosi, era pronta ad affezionarsi, ad amare. La delusione è dura. Le lettere della piccola istitutrice ci fanno conoscere indirettamente la distinzione dell'ambiente che ha abbandonato. Nel mondo di intellettuali che ha frequentato sino a quel momento, è accaduto a Mania di incontrare delle creature mediocri. Ma essa, si può dire, non ne ha conosciute che avessero l'anima bassa e interessata, che fossero prive di onore. A casa sua, essa non ha mai udito una parola volgare o grossolana. Le discussioni familiari, le dispute velenose in casa Sklodowsky avrebbero ispirato orrore. Ogni volta che la ragazza s'urterà alla stupidaggine, alla piccolezza o alla volgarità, noi noteremo in lei stupore e ribellione. Strano paradosso. La raffinatezza morale dei compagni della gioventù di Mania, la loro viva intelligenza, ci offrono forse la chiave di un enigma ossessionante. Come mai nessuno ha scoperto prima la vocazione straordinaria di quell'adolescente, il suo genio? Perché non è stata inviata a compiere i propri studi a Parigi, invece di lasciarle accettare un impiego di governante? Vivendo in mezzo a esseri eccezionali, vicino a tre ragazzi che guadagnavano diplomi e medaglie, che, come lei, erano brillanti, ambiziosi, ardentemente attirati verso lo studio, la futura Marie Curie non pareva una fanciulla eccezionale. In un ambiente limitato, le qualità sorprendenti di un individuo vengono a galla immediatamente, provocando la sorpresa, i commenti. Ma qui crescono sotto lo stesso tetto Giuseppe, Bronia, Hela e Mania, che rivaleggiano in attitudini e in cultura. Per cui è accaduto questo. Nessuno, né i vecchi né i giovani, ha notato in uno di questi ragazzi il segno di un grande spirito. È stato toccato dai primi raggi di esso. Nessuno suppone ancora che Mania sia di un'essenza diversa da quella di suo fratello, da quella delle sue sorelle, e neppure lei se ne rende conto. Quando si paragona ai suoi parenti, la sua modestia sfiora l'umiltà. Ma nelle famiglie della borghesia, in cui la introduce il nuovo mestiere, la sua superiorità si rivela abbagliante. E la si fa abbagliante anche per lei, per Mania, che ne prende coscienza con un certo piacere. Questa giovanetta, che considera men che nulla i privilegi della nascita e della ricchezza, che non sarà mai sfiorata dall'invidia, è fiera delle proprie origini e della formazione intellettuale che ha ricevuto. Attraverso i giudizi che le vedremo esprimere sui suoi padroni, traspare a volte una punta di disprezzo e un innocente orgoglio. Mania non ha tratto soltanto dalla sua prima esperienza insegnamenti filosofici sulla specie umana e sulle persone che la fortuna ha demoralizzato, ma si è resa conto che il piano esposto a Bronia richiede alcune serie modificazioni. Assumendo un posto a Varsavia, si era illusa di guadagnare delle somme importanti senza essere costretta a un penoso esilio. Rimanere in città era, per l'istitutrice in erba, un raddolcimento di pena. Significava rimanere vicino al focolare paterno e poter ogni giorno andare a fare quattro chiacchiere col padre. Significava mantenere il contatto con le compagne dell'università volante e, chissà, la possibilità di istruirsi, di seguire qualche corso serale. Ma non è permesso agli esseri che portano in sé il gusto del sacrificio immolarsi a metà. La sorte che l'adolescente si è scelta non è ancora abbastanza arida. Essa non guadagna abbastanza denaro e soprattutto ne spende troppo. Il suo stipendio, sbriciolato in piccole spese quotidiane, le lascia alla fine del mese delle economie insignificanti. E tuttavia bisogna che si prepari a sovvenzionar Bronia, la quale è partita con Maria Rakowska per Parigi. Vive poveramente nel quartiere latino. E il ritiro del signor Sklodowsky dal servizio attivo si avvicina. Tra non molto il povero vecchio avrà bisogno di aiuto. Come fare? Mania non ci pensa su molto. 2 o 3 settimane prima le hanno parlato di un posto di istitutrice in campagna, ben retribuito. Detto e fatto, essa accetta la provincia lontana, il salto nel buio. Sarà, per anni e anni, la separazione dai suoi cari, l'isolamento totale. Tanto peggio, lo stipendio è elevato e in quel buco sperduto le spese saranno insignificanti.
Io che amo tanto la vita all'aperto, si dice la ragazza, come non ci ho pensato prima? E comunica a sua cugina la propria decisione. Non sono libera per molto, scrive, giacché dopo qualche esitazione mi sono decisa ad accettare da domani un posto in campagna, nel governatorato di Plock, a 500 rubli l'anno, a datare dal 1° gennaio. È lo stesso posto che mi era stato proposto qualche tempo fa e che mi ero lasciata sfuggire. Quella gente non è soddisfatta della propria istitutrice e ora hanno chiesto me. Può darsi, d'altronde, che io non piaccia loro più dell'altra. Il 1° gennaio 1886, giorno della partenza, del lungo viaggio nel freddo ostile, rimarrà una delle date più crudeli dell'esistenza di Mania. Ella ha coraggiosamente detto arrivederci al padre, gli ha ripetuto il suo nuovo indirizzo, è salita in vettura. Per un attimo ancora ha visto la sagoma bassa del professore. Per un attimo ancora ha sorriso. E di botto, seduta sulla panca del vagone, ha sentito la pressione ignota della solitudine. Sola. È completamente sola per la prima volta in vita sua. Allora un panico improvviso si impadronisce di questa bimba di 18 anni. Nel treno che la trasporta pesantemente verso un'altra casa, verso una famiglia estranea, Mania rabbrividisce di timidezza e di paura. Se i nuovi padroni somigliassero a quelli precedenti, se il signor Sklodowski si ammalasse durante la sua assenza, può soltanto essere certa di rivederlo? Non ha forse commesso una pazzia? 10 domande, 20 domande torturanti assalgono la ragazza raggomitolata presso il finestrino del vagone, mentre nel giorno che declina guarda attraverso le lacrime che asciuga con la mano e che rispuntano, sfilare le vaste pianure assopite sotto la neve. 3 ore di treno, poi 4 ore di slitta lungo piste diritte, nel maestoso silenzio della sera invernale. Il signore e la signora Zeta, che amministrano certe terre, sfruttano una parte delle proprietà dei principi Czartoryski, a 100 chilometri al nord di Varsavia. Giungendo in una gelida notte alla porta della loro casa, Mania, sfinita per la stanchezza, intravede come in un sogno l'alta statura del padrone del luogo, la faccia squallida di sua moglie e puntati su di lei, scintillanti di curiosità, gli intensi occhi dei bambini. Una tazza di tè bollente, qualche parola gentile accolgono l'istitutrice. Poi, accompagnata dal primo piano, la signora Zeta indica a Mania la sua camera e la lascia subito sola, in compagnia delle sue povere valigie. Lettera di Mania a sua cugina Enrichetta, 3 febbraio 1886. È un mese che sono in casa dei signori Zeta. Ho dunque avuto il tempo di abituarmi al mio nuovo posto. Sino ad oggi mi ci trovo bene. Gli Zeta sono persone eccellenti. Mi sono stretta d'amicizia con la loro figliola maggiore, Bronca, e questo contribuisce a rendermi la vita gradevole. Quanto alla mia allieva, Anzia, che avrà presto 10 anni, è una bimba docile, ma disordinata e molto viziata. Ma non si può esigere la perfezione. In questo paese nessuno fa nulla. La gente non pensa che a divertirsi e siccome in casa noi ci teniamo un po' in disparte da questa sarabanda, facciamo le spese delle chiacchiere del luogo. Immaginati che una settimana dopo il mio arrivo si parlava già sfavorevolmente di me perché, non conoscendo ancora nessuno, avevo rifiutato di andare a un ballo a Carvax, centro regionale delle malignità. Tuttavia, non me ne sono lamentata perché i signori Zeta sono tornati da quel ballo all'una dopo mezzogiorno. Mi sono rallegrata, anzi, di essermi sottratta a questa prova, tanto più che in questo momento non mi sento forte. La sera dell'Epifania c'è stato qui un ballo. Ho potuto osservarvi, divertendomi molto, un certo numero di invitati degni della matita di un caricaturista. La gioventù è pochissimo interessante. Le ragazze sono delle oche che non aprono la bocca a meno che non vengano provocate all'estremo. Sembra che ve ne siano altre, più intelligenti, ma sino ad oggi la mia Bronca, la signorina Zeta, mi sembra una perla rara, sia per il buon senso che per la comprensione della vita. Ho 7 ore di lavoro al giorno, 4 con Anzia, 3 con Bronca. È un po' tanto, ma non importa.
La mia camera è in alto. È grande, tranquilla, graziosa. C'è in casa Zeta tutta una collezione di figli. 3 a Varsavia, uno all'università e 2 in collegio. E in casa Bronca, di 18 anni, e Anzia, di 10. Stas, che ha 3 anni, e Mariocne, una bimbetta di 6 mesi. Stas è molto buffo. La sua gnagna gli ha spiegato che Dio è dappertutto. Ed egli, con un visetto angosciato, domanda: «Mi prenderà? Mi morderà?» Ci diverte enormemente. Mania si interrompe, posa la penna sul tavolo, che ha collocato presso la porta finestra, ed esce sul balcone sfidando il freddo col suo abito di lana. La vista che si offre ai suoi occhi ha ancora il dono di farla ridere. Non è comico partire verso una casa di campagna isolata, immaginare in anticipo un paesaggio agreste di praterie e di foreste, e poi, aprendo per la prima volta la finestra della propria camera, scorgere una ciminiera d'officina, alta, aggressiva, che chiudendo e insudiciando il cielo sputa un pennacchio opaco di fumo nero. Per chilometri e chilometri intorno non c'è un bosco ceduo, non un prato, nient'altro che barbabietole e barbabietole che empiono i grandi campi monotoni. In autunno queste barbabietole pallide e terrose, ammucchiate sui carri tirati dai buoi, viaggiano lentamente verso la fabbrica, che è uno zuccherificio. I contadini seminano, sarchiano, raccolgono per l'officina, e le piccole capanne del villaggio di Krasiniec si stringono intorno al grande edificio in mattoni rossi. Il fiume stesso è uno schiavo dell'officina, dove arriva limpido e che lascia insudiciato di una schiuma torbida e viscida. Il signor Zeta, che è un agronomo di fama, a giorno delle tecniche più recenti, controlla lo sfruttamento di 200 ettari di barbabietole. È un uomo fortunato e possiede una gran parte delle azioni dello zuccherificio. E nella sua casa, come nelle altre, l'officina è il centro delle preoccupazioni. In tutto ciò non vi è nulla di grandioso. La fabbrica, per quanto assorbente sia, non è che un'impresa di media importanza, come la provincia ne possiede a decine. Il dominio del villaggio è piccolo, 200 ettari in un paese di vaste proprietà non è nulla. Gli Zeta sono ricchi, ma non ricchissimi. E se la loro casa è più bella delle fattorie vicine, sarebbe tuttavia impossibile, con la miglior volontà del mondo, chiamarla un castello. È piuttosto una villa fuori moda. Una di quelle grandi baracche basse a un solo piano, col tetto aguzzo, sui muri coperti da un intonaco incolore, con pergolati di vite selvatica e con verande a vetrate piene di correnti d'aria. Una sola concessione alla bellezza: il giardino, che a quanto pare d'estate diventa molto carino coi suoi prati, i suoi cespugli e il suo terreno da croquet riparato da una siepe di frassino ben tagliata. Dall'altra parte della casa c'è un frutteto. Più lontani i quattro tetti rossi dei granai, delle scuderie e delle stalle, ove alloggiano 40 cavalli, 60 e 60 vacche. E poi, sino all'orizzonte, terra e terra da barbabietole. Tutto considerato, non sono capitata poi tanto male, si dice Mania chiudendo la finestra. L'officina non è bella, è vero, ma è grazie ad essa che in fondo questo buco di provincia è più animato di tanti altri. C'è sempre qualcuno che arriva da Varsavia, c'è sempre qualcuno che vi ritorna. Allo zuccherificio c'è un piccolo gruppo di ingegneri, di direttori, non del tutto sgradevole. La signora Zeta ha un brutto carattere, ma non è una cattiva donna. Se non tratta sempre con delicatezza l'istitutrice, dipende senza dubbio dal fatto che anche lei è un'ex istitutrice che ha fatto fortuna un po' alla svelta. Il marito invece è gentile, la figlia più grande è un angelo. I bimbi sono sopportabili. Mania si dice che deve considerarsi fortunata. E dopo essersi riscaldata le mani dinanzi all'immensa stufa di maiolica verniciata che occupa dal pavimento al soffitto uno degli angoli della stanza, si rimette a scrivere, aspettando che un richiamo imperioso «Signorina!» l'avvisi che i suoi padroni hanno bisogno di lei. Una piccola governante solitaria scrive molte lettere. Non fosse altro che per ricevere delle risposte, notizie della città, degli amici. Mentre scorrono lentamente le settimane e i mesi, Mania racconta alle persone che ama le peripezie della propria esistenza di salariata, nella quale
Le umili occupazioni vanno di pari passo con le ore di compagnia e con le distrazioni obbligatorie. Scrive a suo padre, a Giuseppe, a Hela, alla sua cara Bronia. Scrive a Casia Prizborowska, sua amica di collegio, a sua cugina Enrichetta, che sposata a Lvov in provincia è rimasta una positivista feroce. Confida liberamente le sue riflessioni più gravi, i suoi scoraggiamenti e le sue speranze. Lettera di Mania a Enrichetta, 5 aprile 1886. Vivo come si è abituati a vivere nella mia situazione. Do le mie lezioni, leggo un poco, ma non è facile, perché l'arrivo di nuovi invitati scombussola costantemente l'impiego del tempo normale della mia vita. A volte ciò mi irrita molto, perché la mia ansia è di quella specie di bambine che approfittano con entusiasmo di ogni interruzione del lavoro. Oggi abbiamo avuto di nuovo una scenata, perché non voleva alzarsi all'ora solita. Alla fine sono stata costretta a prenderla tranquillamente per una mano e a farla scendere dal letto. Di dentro bollivo. Non puoi immaginare che cosa mi costino queste piccole cose. Una sciocchezza come questa mi fa star male per parecchie ore, ma bisognava pure che la spuntassi. La conversazione in società, chiacchiere e ancora chiacchiere. I soli argomenti di discussione sono i vicini, i balli, le riunioni. Ah, per quel che riguarda la danza, sarebbe difficile trovare ballerine che valgano le ragazze di questa regione. Ballano tutte magnificamente. D'altra parte, non sono delle cattive creature. Certe sono anche intelligenti, ma l'educazione non ha sviluppato il loro spirito e le feste di qui, insensate e incessanti, hanno compiuto l'opera. Quanto ai giovanotti, ce n'è pochi di graziosi e appena appena intelligenti. Per gli uni e per gli altri parole come positivismo, questione operaia, eccetera, sono delle vere bestie nere, ammesso ben inteso che le abbiano mai udite, il che è un'eccezione. In casa degli Zeta c'è una discreta cultura. E signor Zeta è un uomo alla moda antica, ma pieno di buon senso, simpatico e ragionevole. La moglie è un po' difficile a trattare, ma quando la si sa prendere è gentile. Credo che ora mi voglia bene. Se vedessi com'è esemplare la mia condotta, vado in chiesa ogni domenica e in ogni altro giorno di festa senza mai invocare un mal di testa o un raffreddore per restare in casa. Non parlo quasi mai dell'educazione superiore delle donne. In linea generale, nei miei discorsi osservo il ritegno che mi impone la mia condizione. A Pasqua andrò a Varsavia per qualche giorno. Tutto dentro di me esulta talmente di gioia a quest'idea che mi trattengo con fatica dal gettare dei selvaggi gridi di gioia. Mania ha un bel descrivere con ironia la sua condotta esemplare. C'è in lei un essere audace e originale che non può tollerare a lungo una vita convenzionale. L'idealista positivista è sempre lì, desiderosa di rendersi utile, di combattere. Incontrando ogni giorno per i sentieri fangosi i contadinelli, bimbi e bimbe miserabilmente vestiti, coi volti sfrontati sotto i cappelli di canapa, la ragazza ha concepito un progetto. Perché non mettere in pratica nel minuscolo universo di quel villaggio le idee progressiste che le son care? Un anno fa essa sognava di illuminare il popolo. Ecco un'occasione eccellente. I bambini del villaggio sono nella gran maggioranza analfabeti. Quelli assai rari che vanno a scuola imparano l'alfabeto russo. Come sarebbe bello creare un corso di polacco clandestino, svegliare quei giovani cervelli alla bellezza della lingua e della storia nazionali. L'istitutrice sottopone la propria idea alla signorina Zeta e questa, subito conquistata, si decide ad aiutarla. Rifletta bene, le dice Mania per calmare il suo entusiasmo. Se ci denunciassero saremmo deportati in Siberia. Ma niente è più contagioso del coraggio. Nello sguardo di bronca a Zeta, Mania legge l'ardore e la risoluzione. Non c'è più che da ottenere l'autorizzazione del capo della famiglia e da cominciare nelle capanne un'opera discreta di propaganda. Mania a Enrichetta, 3 settembre 1886. Avrei potuto ottenere una licenza per l'estate, ma non sapevo dove andare. E allora sono rimasta qua.
Non volevo spendere denaro per andare nei Carpazi. Ho molte ore di lezione con ansia. Leggo con bronca, faccio studiare un'ora al giorno il figlio di un operaio di qui che prepara gli esami. Inoltre, bronca ed io, diamo per un'ora al giorno lezione ai bambini dei contadini. È quasi una piccola classe, visto che abbiamo 10 allievi. Studiano con molta buona volontà. E tuttavia il nostro compito è spesso assai difficile. Quel che mi consola è che a poco i risultati si fanno migliori, e anche abbastanza in fretta. Ho dunque delle giornate molto occupate, e di più mi istruisco un po' studiando da sola. Mania Enrichetta, dicembre 1886. Il numero dei miei scolari contadini raggiunge ora i 18. Naturalmente non vengono tutti insieme, perché non saprei cavarmela, ma anche così mi prendono 2 ore al giorno. Il mercoledì e il sabato resto con loro di più, persino 5 ore di seguito. Questo non mi è possibile che per il fatto che la camera è al primo piano e ha un'entrata separata sulla scala del cortile. Allora, visto che questo lavoro non mi impedisce di fare il mio dovere, non può disturbare nessuno. Grandi gioie e grandi consolazioni mi vengono da questi bambini. Dunque, non basta a Mania di ascoltare Anzia che recita le sue lezioni, di fare studiare Bronca, di impedire a Julek, che è tornato da Varsavia e gli è stato affidato anch'esso, di addormentarsi sui libri. Quando tutto ciò è finito, la coraggiosa figliola sale in camera sua e aspetta che un rumore di piedi scalzi sugli scalini le annunci l'arrivo dei suoi discepoli, affinché possano comodamente tracciare le aste e le curve. Essa si è fatta prestare una tavola d'abete e qualche sedia. Ha prelevato sulle proprie economie di che acquistare dei quadernetti e dei portapenne che le dita intorpidite dei suoi allievi maneggiano con molta difficoltà. Quando 7 o 8 ragazzini sono ai loro posti nella grande stanza dalle pareti imbiancate a calce, Mania e Bronca Zeta non sono di troppo per mantenere l'ordine e per salvare gli allievi disperati che, aspirando e soffiando l'aria con angoscia, non riescono a sillabare una parola difficile. Non tutti sono ben lavati, questi figli e queste figlie di serve, di massaie, di operai di fabbrica, che si affollano intorno all'abito scuro e ai capelli biondi di Mania. Né profumano granché l'aria. Certuni poi sono disattenti, ostinati, ma nella maggior parte dei loro sguardi chiari appare un desiderio violento e ingenuo di compiere queste imprese favolose, leggere e scrivere. E quando l'umile meta è raggiunta, quando i grossi caratteri neri sul bianco hanno d'improvviso preso un significato, il trionfo vanitoso dei bambini, l'ammirazione stupefatta dei genitori analfabeti che, in piedi in fondo alla stanza, assistono a volte alla lezione, stringono il cuore della ragazza. Ella pensa a questa grande buona volontà inutilizzata, ai doni che forse stan celati in quei poveri esseri, e dinanzi a quell'oceano d'ignoranza si sente infinitamente debole, impotente.